Comitato Centrale più forte. Generale, lascio concludere lei. La logistica è quasi un'arte militare, è anche un'arte militare. E quindi diciamo che nell'Italia del futuro dovrà funzionare molto bene la logistica per arrivare a rendere buono il debito, come diceva l'onorevole Rosato. Rispondo facendo riferimento al generale Figliuolo, che è un po' l'interprete della nostra logistica, e vorrei dire a tutti che il generale Figliuolo non è soltanto un commissario straordinario, ma è soprattutto uno straordinario ufficiale comandante logistica dell'esercito che si è messo a disposizione del paese in una maniera encomiabile. Qual è la differenza che io vedo sostanzialmente nel nostro approccio? La logistica militare rispetto a quella civile, mi consentirete, aggiunge a quello che è l'approvvigionamento, l'immagazzinamento, la distribuzione, aggiunge anche la manutenzione e la riparazione per la rimessa in efficienza del sistema. Ecco, io penso che il generale Figliuolo, e quindi la nostra logistica, si distingua per questo aspetto peculiare, rimettere in efficienza, nei nostri casi normalmente carri armati, navi, aerei, ma in questo caso rimettere in efficienza l'uomo e quindi far di tutto con una dinamica operativa, quello che noi dynamic tasking, rivedere e aggiustare tutte quelle pianificazioni e programmazioni che ci portano a rimettere in efficienza l'uomo. Ecco, questo è per noi pane quotidiano, viviamo in quest'era che abbiamo descritto di innovazione, dobbiamo sviluppare, cambiare il nostro management, quindi ci vuole un pensiero strategico di leadership, ci vuole abilità manageriale digitalizzata e ci vuole la capacità di capire gli uomini, di stare vicino agli uomini, di fargli fare quello che è necessario per un grande obiettivo. Il grande obiettivo rimane per tutti uguale, di fare grande l'Italia, di creare occupazione, di dare ad ogni italiano la possibilità di vivere la propria vita serenamente, anche quando ci sono queste pandemie. E lasciatemi dire che il generale Figliuolo, la logistica, la difesa, non a caso abbiamo riscontrato da ormai molti anni la fiducia di tutti gli italiani superiore al 72-73%. Il generale Figliuolo può andare orgoglioso della sua divisa, della sua appartenenza alle Forze Armate. Grazie. Allora, credo che sia una degnissima.